la recupera, passa la palla sul perimetro Torino, blocco di Ajay per liberare uno spazio per Schina che si arresta in mezzo all'area, fa bene, 5 in fila per Matteo Schina, decisamente il migliore dei suoi in questo avvio. Milano insieme a Risti De Landi e Giovanni Severini prova a mettersi in proprio quinto nucleo, invece no, serve Fantoni e fa la cosa migliore per Severini per l'uscita dai blocchi, e Landi lasciato colpevolmente libero dalla Libertas, tripla di Aristi De Landi, tantissimo, che può creare dei mismatch in ogni situazione. Intanto servito il roll di La Durner che va ad inchiodare, riceve ora Barnesi sulla difesa di Matteo Montano che riesce a scippare il pallone al numero 3, allora parte già in contropiede, schiacciata del 33. Si torna dall'ex Aminiato che si alza ancora una volta da tre punti, seconda bomba del numero 11, seconda tripla manata a bersaglio. Consegnato per Ghirlanda, si apre già e Ghirlanda si mette in proprio, altri due per Torino. E Aristi De Landi che poi ribalta subito per Ajay che consegna Matteo Schina, pop da parte del numero 33, solo retina. Arco, il basket Torino, ancora Kevin Taylor, favorito dalla scivolata di Tozzi, altra palla persa della Libertas, adesso Taylor dietro la schiena, va dalla Durner, d'altronde il metro arbitrale è chiaro, ambo i lati, alza la parabola Taylor, canestro di puro talento del numero 1 e time out forzato per Colin. Gira ancora palla sull'esterno e poi Aristi De Landi da almeno un metro dietro la linea di tre punti. Strodaggio è marcato da Dorin Buca. Prova a costruirsi un tiro, il 33, si fa spazio, fa saltare il numero 1, appoggia con la destra. La rimessa che preme all'uscita di Severini, palleggia, resta il tiro, realizzata alla perfezione dal numero 28. E di Torino, intanto un'altra palla persa di Barnesi e Ghirlanda va ad inchiodare. Ale Fioi sfrutta il blocco extra pass di Alinei per Barnesi in angolo, seconda tripla consecutiva per Andrea Barnesi, prova a crearsi un tiro in una situazione molto difficile l'ex Urrania, e poi il Fiaciai punisce da... Torino dall'altra parte fornito una prova solida, ha portato la Libertas dove voleva, l'ha tenuta a 56 punti e si è presa i primi due punti del campionato.